Sull'alta velocità gli alleati di governo rimarcano le rispettive posizioni, mentre la società TELT avvia le procedure di gara per partecipare all'opera con le manifestazioni di interesse delle aziende. Il vice premier Salvini ribadisce che la TAV andrà avanti e rilancia su altri 300 cantieri da sbloccare subito per dare uno shock alle infrastrutture. Il Movimento 5 Stelle insiste sullo stop, ma sottolinea la ritrovata armonia di governo. Tra gli Stati Uniti e Italia si complica il rapporto su diversi temi chiave. Dopo l'irritazione per l'apertura alla Via della Seta da parte del governo alla Cina, da Washington arriva un nuovo avvertimento sugli aerei F-35 perché Roma ha ridotto gli acquisti e sospeso alcuni pagamenti, accumulando un debito di 500 milioni di euro. Dopo la sciagura aerea di Addis Abeba crescono i dubbi sui Boeing 737 Max. Cina, Etiopia e Indonesia hanno deciso di lasciarli a terra e analoghe decisioni potrebbero essere prese da altre compagnie. Questa mattina sono state recuperate le scatole nere che potranno fornire dati utili alle inchieste avviate dai paesi colpiti dalla tragedia. Anche la Procura di Roma ha aperto un fascicolo sulle 8 vittime italiane. Per entrare in classe, nei nidi e negli asili serve da oggi il certificato vaccinale delle ASL. Scadeva infatti oggi la proroga per i genitori che hanno presentato l'autocertificazione. I bambini fino a 6 anni non in regola non devono essere ammessi in classe, mentre per la scuola dell'obbligo sono previste multe. I presidi si dicono pronti ad applicare la legge, ma reputano molto bassa la percentuale di bimbi non vaccinati. È aumentata infatti la copertura, che sfiora l'obiettivo del 95%. Potrebbe slittare il voto decisivo di domani alla Camera dei Comuni sulla ratifica dell'accordo vincolante per la Brexit. I colloqui continuano, ma i negoziati sono ad un punto morto, ha dichiarato un portavoce di Downing Street dopo una telefonata tra la stessa May e Juncker, tra i quali non è previsto nessun incontro. Il Napoli non va oltre il pari sul campo del Sassuolo, il vantaggio della Juventus adesso è di ben 18 punti. Nella corsa al terzo posto l'Inter si riporta a meno 1 dal Milan, tra 7 giorni il derby spareggio. E questa sera attesa per il debutto di Claudio Ranieri sulla panchina della Roma che ospita l'Empoli. Nel golf, impresa negli USA per l'azzurro Francesco Molinari. Buongiorno e bentrovati a tutti voi dal TG della 7. Dunque, sulla TAV sembrano ormai superati i contrasti all'interno del governo giallo-verdi, contrasti che avrebbero potuto portare ad una crisi di governo, ma comunque rimangono le divergenze, le diversità sulla realizzazione del tunnel. I leghisti, in particolare Salvini, rimane fermo nella sua decisione, la TAV si farà, andremo avanti, mentre di parere completamente opposto sono appunto Di Maio e il Movimento 5 Stelle. Alle 11 di questa mattina si è intanto riunito il Consiglio di amministrazione di TELT, questa società italo-francese che è incaricata di realizzare l'alta velocità, ma sul piede di guerra ci sono gli imprenditori piemontesi. E questa mattina da Verona ha parlato il presidente del Consiglio Conte: dobbiamo avviare opere che servono veramente al paese e agli interessi dei cittadini. Nel giorno in cui TELT, la società italo-francese incaricata di realizzare la TAV, fa partire i primi inviti a presentare le candidature per il tunnel di base in territorio francese, gli imprenditori piemontesi alzano la voce, dicono basta alle fake news con una campagna video di cui saranno testimonial e in cui ribadiranno il loro sì ad un'opera che considerano strategica per la rete di comunicazione fra Italia ed Europa. Una mossa che sostiene la linea della Lega, che sulla realizzazione della Torino-Lione sembra non avere dubbi. La TAV andrà avanti, ripete sicuro Matteo Salvini, che rilancia su altri 300 cantieri da sbloccare, dal Terzo Valico alla Pedemontana fino all'alta velocità ferroviaria per il Sud. Quanto ai rapporti con l'alleato di governo, il leader del Carroccio smentisce di aver parlato di crisi. Le diversità si superano, dice, incensando Di Maio con parole lusinghiere sulla sua lealtà e coerenza. A conferma che fra i due alleati di governo è stata siglata una tregua sulla TAV, almeno fino a quando l'esecutivo sarà costretto a prendere una decisione, cioè dopo le
elezioni europee. Salvini è sicuro che in Parlamento l'unico che ha voce in capitolo per dire no ad un accordo internazionale già siglato, come ha sottolineato il sottosegretario leghista Giorgetti, i numeri saranno dalla sua parte, visto che anche Forza Italia e PD sono a favore dell'opera. Anche Luigi Di Maio blinda la ritrovata stabilità di governo, sebbene la sua posizione sulla Torino-Lione sia diametralmente opposta. Con l'obiettivo di ricompattare il movimento in vista del voto in Europa, il leader 5 Stelle preferisce glissare sulla TAV e rilanciare l'azione di governo sulle infrastrutture, sulle quali mette il sigillo 5 Stelle, purché però siano utili. Un concetto ribadito anche dal Premier: dobbiamo avviare opere nuove ma che servano veramente al Paese e agli interessi dei cittadini, ha detto Conte questa mattina durante l'inaugurazione dello stabilimento Fincantieri nel Veronese e annunciando il decreto sblocca cantieri nel prossimo Consiglio dei Ministri. A Conte toccherà anche proseguire con l'opera di mediazione sulla TAV con la Francia e con l'Europa, che fa sapere che gli inviti partiti oggi sono solo un primo passo e ne serviranno altri, e trovare il modo per mettere d'accordo Lega e 5 Stelle prima che sia il Parlamento a decidere, con inevitabili rischi sulla tenuta di governo. Dunque il vice premier Di Maio è convinto che il governo durerà 4 anni ed è certo che la TAV non sarà fatta, l'abbiamo sentito nel servizio, però il vice premier si trova adesso a gestire anche i malumori, i mal di pancia di una parte dei pentastellati che vogliono tornare a fare battaglia alla Lega. Mentre sul fronte sempre Movimento 5 Stelle c'è una novità che riguarda l'organigramma. Il doppio obiettivo 5 Stelle, niente crisi e niente TAV prima delle europee, per ora è messo al sicuro. Questo governo durerà 4 anni ancora, continua ad assicurare Di Maio, da oggi socio fondatore del movimento, al posto di Beppe Grillo che, si scopre a sorpresa, da dicembre scorso ha perso il posto nell'associazione Rousseau, territorio dei soli Di Maio e Casaleggio, e rimane solo in qualità di garante. Nuovo organigramma e nuovo riposizionamento politico alla ricerca dei consensi perduti, mettere da parte la TAV e le sue polemiche e puntare questioni meno divisive, il salario minimo per cominciare, poi il sempreverde reddito di cittadinanza e forse un tour europeo in vista delle elezioni. A patto di saper gestire il clima tra i 5 Stelle, falchi e dissidenti, che rimane caldo, caldissimo, con una parte del movimento pronta a riaprire la battaglia con la Lega. A Salvini dico che la TAV non si farà, dice con certezza stamattina il capo dei deputati grillini, Patuanelli. Sarà il presidente Conte a individuare il percorso adatto per bloccare l'opera e questa sarà la posizione del governo. E mentre da molti ambienti 5 Stelle arriva il grido di dolore nei confronti del ministro delle Infrastrutture, Toninelli, colpevole di aver gestito in modo grossolano il dossier TAV, dal senatore dissidente Nicola Morra arrivano parole di fuoco. Non ho problemi a far cadere il governo. Ho sempre detto che si può far bene anche dall'opposizione. Abbiamo il dovere di fare bene, mai confondere gli strumenti con le finalità. Luigi Di Maio è avvisato. Veniamo adesso al disastro aereo di ieri in Etiopia, dove sono morte 157 persone. Tra le vittime, lo sapete, ci sono anche 8 italiani. Alcuni paesi, Etiopia, Cina e Indonesia, hanno deciso di ritirare il Boeing 737, l'aereo dello stesso tipo precipitato ieri 6 minuti dopo il decollo, mentre l'Agenzia Europea per la Sicurezza Aerea ha fatto sapere di valutare i rischi. Monitoreremo la situazione. Questa mattina intanto sono state trovate le 2 scatole nere e per quanto riguarda le cause di questo disastro aereo si pensa che ci sia stato un problema per quanto riguarda il software dell'aereo, appunto. La Cina, l'Indonesia e l'Etiopia sono i primi 3 paesi a lasciare a terra il Boeing 737 8 Max in attesa di ulteriori accertamenti. Altre compagnie stanno valutando, inclusa la Air Italy che per il momento mantiene in volo il suo, ma sottolinea di essere pronta a seguire ogni disposizione che riceverà dalle autorità aeronautiche. Questa mattina sono state recuperate le 2 scatole nere dalle quali si spera di poter ricavare i dati per le molte inchieste aperte dalle procure e dagli enti per la sicurezza al volo nei tanti paesi colpiti dalla tragedia. A bordo dell'Etiopian, partito da Addis Abeba, c'erano infatti cittadini di 30 nazioni. Secondo le autorità etiopi, però, le scatole nere sono in parte danneggiate. Non è chiaro se saranno utili a stabilire se davvero esistano similitudini tra l'incidente di ieri, nel quale sono morte tutte le 157 persone a bordo, e quello di 6 mesi fa a largo di Giacarta, con 189 vittime.
A precipitare è stato lo stesso aereo praticamente nuovo consegnato da poco, il 737 8 Max. In Indonesia i sensori hanno trasmesso al controllo centrale in cabina di pilotaggio indicazioni sbagliate su assetto e velocità ad un software che si chiama Angle of Attack, al quale spetta gestire il profilo del volo ed in particolare la quota dell'aereo. In quell'occasione il pilota ha dovuto combattere contro il suo computer di bordo che cercava di correggere la rotta verso il basso proprio durante le fasi del decollo. La questione è ancora dibattuta tra le autorità indonesiane e la Boeing, secondo la quale nel manuale di bordo è spiegato come porre rimedio al problema, peraltro del tutto nuovo e presente solo nei modelli di ultima generazione con i piloti che da anni volano sul 737, che lamentano di non avere ricevuto una formazione adeguata per gestire le innovazioni. Pur mancando ancora delle certezze, tra l'incidente di Addis Abeba e quello di Giacarta esistono comunque dei punti in comune. Il velivolo si era appena staccato dal suolo e faticava a prendere quota. Secondo il sito Flight Radar che seguiva appunto l'ascesa del volo, l'aereo sembrava avere una velocità ascensionale instabile, come se ancora una volta il pilota dovesse fare continue correzioni per guadagnare l'altitudine. Dalla Boeing fanno sapere di avere messo a disposizione di tutti gli enti nazionali di sicurezza al volo un team di esperti, tuttavia, spiega la compagnia americana, al momento non abbiamo alcuna indicazione da dare agli operatori. Come dicevamo, ci sono 8 vittime italiane. Questa mattina la Farnesina ha esposto la bandiera a mezz'asta in segno di lutto. Erano volontari, erano funzionari della FAO, c'era un noto archeologo di Palermo, assessore alla cultura della regione Sicilia. Collaboravano con l'Africa, alcuni di loro andavano a quel vertice sul clima organizzato dalle Nazioni Unite a Nairobi e la Procura di Roma ha aperto un'inchiesta. Senso del dovere, amore per gli altri, la voglia di scoprire e raccontare vicende meno conosciute sempre dalla parte dei più deboli. Non è solo un epilogo tragico ad accomunare le vite degli 8 italiani morti nello schianto del Boeing 737 dell'Ethiopian Airlines. Le loro storie sembrano intrecciarsi in più punti, storie condivise che di fatto li hanno spinti a prendere quell'aereo ad Addis Abeba, non solo per il piacere di farlo, ma perché in qualche modo sentivano il bisogno di andare al di là della semplice testimonianza, di dare una mano concreta, di portare aiuto. Sebastiano Tusa, 66 anni, era in questo senso un archeologo e un politico sui generis. La sua sembrava più una missione che un mestiere, scandagliare il mare per riportare alla luce tesori antichi. Da poco aveva sconfitto un brutto male, si era imbarcato su quel volo per spiegare per quali motivi anche l'Oceano Indiano andasse perlustrato, andando a fondo per restituire frammenti del passato in grado di illuminare il presente. Cercava bellezza in ogni cosa, dicono di lui colleghi e amici, la stessa bellezza che Carlo Spini e la moglie Gabriella Vigiani, entrambi di San Sepolcro, provincia di Arezzo, ed entrambi di 74 anni, vedevano accendersi nei volti degli uomini e delle donne che incontravano sul loro cammino. Facevano parte di Africa 3000, Onlus con sede a Bergamo, di cui Spini era diventato presidente poco meno di un anno fa. A Nairobi andavano per acquistare macchinari che sarebbero dovuti arrivare ad un ospedale di Juba in Sudan. Per questo viaggiava con loro anche Matteo Ravasio, commercialista bergamasco di 52 anni, tesoriere della Onlus e padre di una bimba di 3 anni. Non ho la velleità di cambiare il mondo, ma la vita delle persone sì, ripeteva agli studenti Paolo Dieci, 58 anni, presidente di Link 2007, ONG che raggruppava 14 onlus tutte impegnate in Africa. È morto nella città che più amava, hanno raccontato gli amici. Frequentava l'Etiopia da anni, tanto da conoscere l'amarico, la lingua nazionale dello Stato africano. Di viaggi, nonostante fosse così giovane, ne ha fatti tanti anche Virginia Chimenti, 26 anni, romana, collega di Maria Pilar Buzzetti, 31 anni, e Rosemary Moon, 48 anni, lavoravano per il World Food Program dell'ONU, l'organismo che si occupa delle emergenze sanitarie in tutto il mondo. La Procura di Roma ha annunciato questa mattina di aver aperto un'inchiesta, al momento senza indagati e senza ipotesi di reato. Ma nel dibattito politico entra anche la questione degli investimenti cinesi in Italia, e questo a pochi giorni dalla visita del presidente cinese a Roma, che arriverà con una nutrita squadra di imprenditori. Sembra ormai certo che verrà formalizzata l'adesione a quella che a Pechino viene chiamata la Via della Seta. Tutto questo però rischia di irritare gli Stati Uniti e rendere quindi più difficili i rapporti con gli Stati Uniti. Si aprirebbe anche un nuovo fronte riguardo agli F-35. La Cina è sempre più vicina, ma rischia di allontanare sempre di più Italia e Stati Uniti, con evidenti contraccolpi anche interni al governo giallo-verde.
Mancano infatti pochi giorni alla visita del presidente cinese Xi Jinping a Roma e sembra ormai certo che verrà formalizzata l'adesione a quella che a Pechino viene chiamata la Via della Seta, o meglio la Belt and Road Initiative, secondo la dicitura tecnica. Un progetto internazionale di infrastrutture cinesi attraverso l'Eurasia dal fortissimo valore strategico e geopolitico. Perché se è vero che l'Italia otterrebbe da questo accordo investimenti diretti cinesi nell'ordine di 1-2 miliardi e sarebbe il primo paese del G7 a farlo, è altrettanto vero che gli Stati Uniti non sono affatto contenti di vedere uno Stato chiave come l'Italia entrare nell'orbita commerciale e diplomatica cinese. Così si spiega il brusco richiamo di Washington a Roma nei giorni scorsi, nonché lo scontro carsico di queste ore sugli F-35. Un problema che non è solo economico, il rischio vero è che questo sia solo l'inizio di uno scontro con gli Stati Uniti che potrebbe essere fatale se dovesse impattare sulla credibilità del nostro paese. In altre parole, se il nostro rating dovesse essere abbassato dalle agenzie americane a livello trash, sarebbe piuttosto complesso trovare finanziatori internazionali del nostro debito. Una dicotomia di comportamento che attraversa lo stesso governo. Proprio stamattina il sottosegretario allo sviluppo economico Michele Geraci, grande artefice dell'avvicinamento a Pechino, ha spiegato su Twitter che gli alleati americani saranno positivamente sorpresi dopo aver letto il memorandum. L'obiettivo dell'accordo è infatti quello di portare la Cina verso gli standard occidentali. Mentre solo ieri sera il sottosegretario leghista alle infrastrutture e trasporti Siri, uomo molto vicino a Salvini, spiegava che vanno bene gli accordi commerciali, ma è prioritario per l'Italia proteggere le infrastrutture strategiche. Perché la vicenda della Via della Seta è strettamente connessa anche alla questione Huawei per sviluppare la tecnologia 5G in Italia e la protezione dei dati sensibili. Un dossier che stanno studiando non a caso gli stessi servizi segreti dopo la denuncia di Trump, secondo cui il colosso cinese delle telecomunicazioni spierebbe il mondo attraverso i suoi telefoni. E proprio questo nuovo progetto cinese che arriverà in Italia, in tutta Europa, e anche tutte le difficoltà che ci sono sulla costruzione dell'alta velocità stanno creando delle condizioni favorevoli per la Svizzera, paese che sarebbe intenzionato ad approfittare appunto di questo momento investendo moltissimo sulle infrastrutture. 11,9 miliardi di franchi svizzeri, circa 10 miliardi di euro, per potenziare le linee ferroviarie confederali entro il 2035. Un investimento che nelle intenzioni di Berna catapulterà il paese elvetico nel cuore dell'asse est-ovest, cioè quel flusso di merci che dall'Oriente, la Via della Seta che Pechino sta riproponendo con faraonici investimenti, arriverà nel cuore del vecchio continente. Uno scenario economico ma anche geopolitico in cui la Confederazione si inserisce potenziando lo snodo di Olten a nord del paese e che diventa cruciale nell'ipotesi che senza TAV il flusso di merci non si appoggerà affatto sul nord Italia, anzi lo stivale rinunciando al corridoio Torino-Lione non avrà il bypass di collegamento alla nuova direttrice europea dei traffici merci. È chiaro che un bypass svizzero rispetto alla TAV non farebbe altro che far perdere di competitività la piattaforma logistica di Verona, ad esempio, piuttosto che la piattaforma logistica di Trieste, e questo comporterebbe una perdita di competitività anche per tutto il sistema industriale italiano. Non credo che la Svizzera stia pianificando di spendere 10 miliardi di euro in infrastrutture ferroviarie solo per le imprese svizzere o per il mercato svizzero. Io credo che la Svizzera voglia essere il cuore trasportistico dell'Europa. Il Dipartimento dei Trasporti elvetico si è basato su stime che tengono conto dei dati dell'Osservatorio sui traffici transalpini, realizzato per l'Unione Europea con la collaborazione della società del professor Marco Ponti, la stessa che in Italia ha bocciato il TAV. La scorsa settimana il Consiglio degli Stati a Berna ha approvato un credito di 13 miliardi di franchi per questo progetto, uno in più di quanto richiesto e con tempi per noi fulminei. Nel 2017 la presentazione e dopo 4 mesi di consultazioni, sentiti i pareri di 332 organismi tra amministrazioni dei cantoni, partiti, associazioni e imprese, si è arrivati al via libera. Altro tema caldo è quello che riguarda le vaccinazioni. Infatti da domani si fa sul serio, non potranno frequentare la scuola i bambini agli asili e anche alle materne se non sono in regola con le vaccinazioni obbligatorie come previsto dal decreto Lorenzin. Tra poco fa il Ministero della Salute tra l'altro ha fatto sapere che si è in tempo ancora oggi per presentare le autocertificazioni e secondo l'ultimo rapporto pubblicato sempre dal Ministero, restano comunque delle forti divergenze tra le regioni per quanto riguarda la copertura vaccinale, anche se il trend è sostanzialmente positivo.
Il tempo per le vaccinazioni sta per scadere. Da domani per i piccoli da 0 a 6 anni servirà il certificato delle ASL per frequentare asili nido e scuole dell'infanzia. I bambini e i ragazzi dai 6 fino a 16 anni invece potranno entrare in classe, ma sono previste sanzioni pecuniarie fino a 500 euro per i genitori inadempienti. Caduta nel vuoto la richiesta del vice premier Matteo Salvini al ministro della Salute Giulia Grillo di posticipare la scadenza con un decreto d'urgenza, ma ci sarà presto un nuovo provvedimento che prenderà il posto della legge Lorenzin approvata nel luglio 2017. La legge sull'obbligatorietà dei vaccini, ha spiegato il ministro della Salute Giulia Grillo, è nata come misura emergenziale per colmare un calo di coperture vaccinali che si era verificato negli anni precedenti, in particolare per rispondere all'epidemia del morbillo. Ma i dati sono migliorati per i nuovi nati, aggiunge Grillo, mentre la legge attuale non protegge giovani adulti vulnerabili, quelli fuori dall'età scolastica. Quindi, annuncia la titolare del Ministero della Salute, rimarrà l'obbligo di vaccinazione per il morbillo e poi si lavorerà per convincere i cittadini alle immunizzazioni, senza imposizioni. Secondo l'Associazione Nazionale Presidi, non sono moltissimi i bambini fino a 6 anni che rischiano di essere esclusi. Le regioni più virtuose, Lombardia, Emilia-Romagna, Toscana, Lazio e Puglia, negli ultimi 20 mesi hanno superato il 95% di vaccinazioni per l'esavalente, percentuale che garantisce l'immunità di gregge, proteggendo di fatto chi non può vaccinarsi. La regione che desta maggiore attenzione è il Friuli Venezia Giulia, dove sono particolarmente attivi i comitati Novax. Fino a 2 mesi fa risultavano 8.000 tra bambini e ragazzi non vaccinati e di questi circa 350.000 sotto i 6 anni. E poi c'è questa notizia. Il Ministero della Cultura ucraina ha annunciato di aver inserito Albano Carrisi nella lista nera di coloro che a Kiev vengono considerati una minaccia per la sicurezza nazionale. La sorprendente misura sarebbe causata dalle relazioni e dalle amicizie con il cantante italiano che il cantante italiano vanta in Russia, in particolare quella con Putin. Albano e Romina erano già famosissime ai tempi dell'Unione Sovietica e questa notorietà, che dura tuttora, non piace ai nuovi dirigenti ucraini impegnati da anni in un duro braccio di ferro con Mosca. Ma in primo piano per gli esteri c'è la Brexit, perché oggi è una vigilia importante. Domani alla Camera dei Comuni ci sarà il voto sul secondo tentativo di ratifica per una uscita ordinata dall'Unione Europea, però la situazione è ancora in una fase di stallo, anzi a un punto morto, questo ha detto il portavoce di Downing Street questa mattina. I colloqui comunque vanno avanti e anche però vanno avanti i tentativi di pressioni su Fiona May per posticipare il voto di domani. Anche se la volontà è quella di trovare un punto di equilibrio che soddisfi entrambe le parti, al momento i negoziati sono ad un punto morto. Lo dice chiaramente Downing Street, sottolineando che anche oggi la Premier britannica ed il Presidente della Commissione europea continueranno ad esplorare tutti i tentativi possibili per tentare di trovare una via d'uscita. Tentativi che già ieri sera, nella lunga telefonata tra Theresa May e Jean-Claude Juncker, non hanno portato ai risultati auspicati. Il tempo stringe, è questione di ore. In questo quadro nebuloso e di incertezza c'è infatti una scadenza che incombe ed è quella del voto di domani alla Camera dei Comuni. Il Parlamento britannico dovrà pronunciarsi sul secondo tentativo di ratifica dell'intesa sull'accordo per l'uscita dall'Unione Europea. Il timore concreto è che la strategia del primo ministro inglese, dopo la bocciatura del 15 gennaio la sua proposta, possa incassare una seconda bruciante sconfitta. In queste ore davvero febbrili per il governo di Londra, la May deve decidere se mantenere il punto, forzando la mano e sperando in un esito favorevole, anche se di misura, oppure ascoltare quanto le sarebbe stato suggerito da alcuni esponenti di peso dei Tories, provare ad incassare il sostegno del partito conservatore per mantenerlo unito, offrendo un accordo, magari provvisorio, su una mozione anziché un voto vincolante che apra ad un piano alternativo. La palla in questo caso tornerebbe nuovamente nelle mani delle istituzioni di Bruxelles, che a quel punto avrebbero tutto l'interesse a fare da sponda, pur nel rispetto delle politiche europee, alla politica della May. La Premier sa bene che quello di domani sarà un passaggio cruciale, dove la posta in palio non è solo l'uscita dall'Unione, ma la vita stessa dell'esecutivo. Se infatti, come al momento sembrerebbe probabile, dovesse incassare una bocciatura, la seconda, relativa al meccanismo di backstop, la misura che salvaguarda il confine aperto tra Irlanda del Nord e Repubblica d'Irlanda, per cui tutto il Regno Unito resterebbe nell'Unione doganale europea, alla May non resterebbe che prendere atto della volontà del Parlamento e rassegnare le sue dimissioni.
Vedremo dunque cosa deciderà Theresa May. Adesso andiamo in Venezuela dopo 3 giorni di blackout e ancora emergenza. Maduro, che si considera unico presidente in carica, ha annunciato la chiusura di scuole e uffici a Caracas. In Venezuela emergenza nazionale. L'autoproclamato presidente ad interim, Juan Guaidó, la dovrebbe formalmente dichiarare nelle prossime ore, durante una sessione speciale del Parlamento che legittimamente presiede. 3 giorni di blackout, il più vasto nella storia del paese sudamericano, avrebbero già provocato delle vittime, anche se poco fa Dianela Parra, la presidente del Collegio dei Medici dello Stato di Zulia, ha smentito che siano morte 296 persone, tra cui 80 neonati nell'ospedale di Maracaibo a causa del blackout. Così come ha affermato dal senatore americano, il repubblicano Marco Rubio, che chiede rapidi e ingenti aiuti per evitare una catastrofe senza precedenti. A Caracas, nonostante in alcune zone si sia riusciti a ristabilire corrente elettrica, Nicolas Maduro, che si considera unico presidente in carica, ha annunciato la chiusura di scuole e uffici. Nel resto del paese, in almeno 16 dei 23 stati venezuelani, 70 ore senza energia elettrica portano al dramma. Milioni di persone, già messe allo stremo da una crisi economica senza precedenti, si ritrovano letteralmente senza cibo e impossibilitate a ricevere qualunque tipo di aiuto a causa della paralisi di ogni mezzo di comunicazione. Disperati messaggi vengono inviati dai pochi che ci riescono grazie a rari gruppi elettrogeni ai parenti che si trovano all'estero, da tempo unica fonte di sopravvivenza, grazie al denaro spedito in patria tramite trasferimenti bancari ora impossibili. La stragrande parte dei venezuelani non ha dunque al momento più accesso al sostegno vitale che arriva dai familiari all'estero. Un caos in cui capire cosa sia successo alla rete elettrica è difficilissimo. Maduro e il suo governo accusano gli stati di sabotaggio e parlano di attacco terroristico contro il popolo. Guaidó invece punta il dito contro il declino che vive il paese da anni a causa del regime che lo ha affamato. Piccoli blackout sono frequenti, anche se mai era accaduto in queste proporzioni. Secondo alcuni, ad innescare il tilt potrebbe essere stato un vasto incendio che ha mandato fuori uso una potente centrale, scatenando reazioni a catena. E sempre sul Venezuela, il ministro della Sanità, Carlos Alvarado, ha detto che le informazioni su pazienti morti a causa del blackout che paralizza il paese da giovedì scorso sono assolutamente false, sottolineando che si tratta di notizie tendenziose che cercano di creare angoscia nella popolazione. Dunque anche il governo nega che ci siano stati i morti in ospedale. Il presidente iraniano Hassan Rouhani è arrivato oggi in Iraq per la sua prima visita ufficiale nel paese vicino dopo la sanguinosa guerra tra le due repubbliche che dal 1980 al 1988 provocò la morte di almeno 1 milione di persone. Questa giornata è destinata a passare alla storia. Rouhani ha incontrato il suo omologo iracheno Bahram Salih e il premier Abdel Abdul Mehdi, oltre ad altri esponenti politici e leader religiosi sciiti. La visita di Rouhani in Iraq mira ad accrescere la cooperazione economica bilaterale, portando l'interscambio commerciale dagli attuali 10 ai 20 miliardi di dollari, superando gli ostacoli legati alle sanzioni americane. E a quasi 9 anni dall'inizio del conflitto in Siria, venerdì prossimo a Baghuz, ultima roccaforte dell'ISIS, sembra ormai iniziata l'offensiva finale. Intanto però arrivano le cifre che riguardano i bambini siriani e sono davvero cifre che impressionano. Mai come quello dell'anno scorso si sono registrati così tanti morti tra i minorenni. Bisogna guardarli negli occhi questi bambini e ascoltare le loro parole, perché loro non chiedono giochi o vestiti, chiedono una vita vera. Sono i bambini che vivono in Siria. Dall'inizio del conflitto 9 anni fa sono nati 4 milioni di bambini che non conoscono altro che guerra, solo quelle immagini di morte e devastazione. Oggi sono l'UNICEF e Save the Children a dare le cifre del conflitto, a dire che solo lo scorso anno 1106 minori sono morti nei combattimenti. Mai si era registrato un numero così alto dal 2011 ad oggi. Per questo, dicono le Nazioni Unite, esiste un allarmante equivoco, e cioè che il conflitto in Siria stia per concludersi. Invece le violenze aumentano. Nelle ultime settimane sono 59 bimbi uccisi, ma non bisogna rimanere alla forma statica dei numeri, perché dietro quei numeri ci sono bambini e bambine saltati in aria sulle mine, più di 400. Ci sono quelli morti mentre erano sui banchi di scuola, colpiti dalle bombe. Ci sono quelli che hanno perso la vita per malattie,
addio mentre i medici tentavano di salvarli negli ospedali saltati in aria. Invece in Siria la guerra c'è ancora e più di 2,5 milioni di bambini oggi sono rifugiati nei paesi confinanti. Save the Children racconta che quasi uno su tre è stato separato dalla propria famiglia, ha perso i genitori, la propria casa e non va a scuola perché la scuola non c'è più. E così finiscono a fare lavori pericolosi che nessun bambino dovrebbe trovarsi a fare oppure, nel caso delle femmine, vengono costrette a sposarsi precocemente. E allora, per capire, è necessario ascoltare le loro voci, i loro sogni. I volontari di Save the Children hanno raccontato tutti, ma proprio tutti, di voler vivere in un luogo dove c'è la pace, accanto ai loro genitori, ai loro amici. Sono questi i loro desideri, non giochi o vestiti. Adesso ci fermiamo per qualche minuto di pubblicità, rientriamo subito dopo con le notizie sportive, tra poco. Bentrovati, dunque cominciamo dal campionato di calcio. Dicevamo che il Napoli non va oltre il pari sul campo del Sassuolo, il vantaggio della Juventus è di adesso di ben 18 punti, domani la gara di ritorno degli ottavi di finale di Champions League, ma stasera è attesa per il debutto di Claudio Ranieri sulla panchina della Roma che ospita l'Empoli. L'Inter risponde al Milan battendo la SPAL e restando a meno uno in classifica dai rossoneri. La 27esima giornata che si concluderà stasera con Roma-Empoli accende la volata Champions e soprattutto il derby milanese in programma domenica prossima. Politano apre, Gagliardini chiude, così Spalletti lancia la sfida e sogna il controsorpasso che vale il terzo posto. Il tecnico si tira fuori da un momento complicato e lo fa senza tanti big come Icardi, Nainggolan, Brozovic, Perisic e Skriniar, assenti chi per un motivo, chi per un altro. E allora ecco l'Inter della gente comune, da Ranocchia ad Albert. Da Gagliardini a Politano passando per Lautaro, ormai in pianta stabile al centro dell'attacco e per Keita pronto al rientro. Spalletti punterà su di loro anche al derby, vedremo. Intanto stasera all'Olimpico la Roma di Ranieri appena arrivato dovrà battere l'Empoli per restare a contatto, anche perché ieri è stata raggiunta da un Torino in salute la terza vittoria consecutiva. In svantaggio a Frosinone per un gol di Paganini, i Granata nella ripresa ribaltano la partita grazie al gallo Belotti che ha ricominciato a cantare su alla doppietta. Insieme al Torino c'è anche l'Atalanta, lanciata verso l'Europa. I tre punti arrivano grazie alla vittoria per 2-1 sul campo della Sampdoria con i gol di Zapata e Gossens. Frena la Lazio che alla Franchi raccoglie soltanto un punto. I biancocelesti passano in vantaggio con Immobile, poi mancano il raddoppio facendosi raggiungere da Muriel. Inzaghi rallenta la corsa europea mentre la Fiorentina perde Chiesa per un infortunio muscolare. Il 2-0 sul Cagliari riavvicina il Bologna alla linea della salvezza, al momento segnata dall'Empoli, di scena stasera all'Olimpico. E poi c'è il Napoli, ormai così distante dalla Juventus, che il pari 1-1 contro il Sassuolo muove poco la classifica e gli umori di Ancelotti. Prima Berardi, poi Insigne, ma il Napoli è già con la testa a Salisburgo per la scalata all'Europa League, ultimo obiettivo rimasto. Forte del vantaggio abissale, la Juventus può dedicarsi esclusivamente all'impresa da compiere domani sera allo Stadium. Per rimontare due gol all'Atletico Madrid, Cristiano Ronaldo ha chiamato a raccolta tutti i tifosi bianconeri che per l'occasione sospenderanno lo sciopero dei cori in curva sud. Il countdown è cominciato, Allegri deve fare i conti con le assenze di Khedira, De Sciglio e Barzagli, più Alex Sandro squalificato, ma deciderà all'ultimo momento gli 11 da mandare in campo, Dybala compreso. La strada verso i quarti di finale è in salita, ma l'impresa è alla portata della Juve. Rimane invece una questione aperta la vittoria di Andrea Dovizioso nel Gran Premio del Qatar, prima prova del Mondiale MotoGP. Secondo il ricorso presentato da 4 team sulla Ducati del pilota romagnolo, sarebbe stata installata un'appendice irregolare. Aiuta l'aerodinamica? No, serve solo a raffreddare la gomma. Il Gran Premio del Qatar, il primo della stagione, non è finito con l'appassionante volata tra Andrea Dovizioso e Marc Marquez. Dalla pista la sfida si è spostata nei paddock di Losail, dove Aprilia, Honda, KTM e Suzuki hanno contestato l'uso della pinna montata sulla Ducati del Forlivese, che in volata ha preceduto il campione del mondo spagnolo di appena 23 millesimi di secondo.
Per i quattro team questa appendice non sarebbe regolare perché aumenterebbe la velocità e sarebbe posizionata in una zona vietata dal regolamento. La casa di Borgo Panigale si è difesa dalle accuse sostenendo che lo spoiler servirebbe invece solo a diminuire la temperatura della gomma posteriore. In un primo momento la direzione di gara ha respinto il ricorso, ma gli avversari della Ducati hanno fatto appello e in mancanza di elementi sufficienti per una decisione corretta è stata interpellata direttamente la federazione, che si pronuncerà nei prossimi giorni. Intanto la classifica della corsa di apertura è sub iudice e l'ordine di arrivo, la vittoria di Dovizioso su Marquez, Crutchlow, Rins e Valentino Rossi, resta provvisorio. Chiudiamo con il golf perché Francesco Molinari continua a mietere successi. Ci si chiedeva come Francesco Molinari avrebbe potuto tenere alta la tensione agonistica dopo un 2018 da incorniciare, ma dopo l'anno dei trionfi al British Open e alla Ryder Cup, il torinese ha lasciato subito il segno sul circuito americano di Orlando, nell'Arnold Palmer Invitational, dove giocavano 6 dei primi 10 del ranking mondiale. Un segno che sta di consacrazione perché la rimonta dal 17° al primo posto nelle ultime 18 buche valsa una borsa da $1.638.000. Vuol dire consapevolezza di essere diventato davvero grande. Un finale che ha esaltato il pubblico americano per un punteggio 64 che è la miglior prestazione della giornata finale. Ora so di poter realizzare punteggi bassi su ogni campo da golf, ammesso dopo la seconda gemma in carriera nel PGA Tour. Molinari sta scalando le classifiche, ora è 7° del ranking. Per il presidente della Federgolf, Chimenti, sarà presto il nuovo numero 1 del mondo. È già stato premiato come atleta dell'anno dalla BBC e la sua popolarità cresce di pari passo con la sua consapevolezza, mista all'orgoglio di avere moglie e figli incollati alla TV per quella rimonta show sul green. A 36 anni Molinari mostra sicurezza nel gioco e grande tenuta mentale, un mix che anche oltreoceano, dove storicamente gli europei faticano, sta diventando l'arma vincente dell'azzurro, che ormai è una delle star del golf, uno degli italiani più conosciuti al mondo, primo a vincere l'anno scorso un torneo major, gli Slam del golf, imponendosi nel British Open, prima di conquistare 5 partite su 5 alla Ryder Cup, come mai nessuno europeo era riuscito a fare, trascinando la squadra continentale contro quella americana di Tiger Woods. Per il momento è tutto, adesso vi lascio a Tagadà, grazie per averci seguito e buona giornata a tutti voi.